Giustino Angeloni, questo è un accordo direi molto importante che guarda sia sì, al presente ma direi al prossimo futuro anche. No? Sicuramente sì. È un accordo di tipo strategico che proietta il teatro marrucino, che ricordiamolo ha 203 anni di storia, al di fuori diciamo, delle mura propriamente dette del teatro. Immaginiamo quindi per i cartelloni futuri. Una sinergia tra interno ed esterno, con il teatro Marrucino che sarà completamente rifatto ad ottobre, quando avremo la Traviata, il 6 sì, e il 7, si vedrà un teatro praticamente nuovo, rifatto da capo. E questa struttura qui, che nel tempo diventerà un qualcosa di veramente significativo. Entrando nel merito, in che cosa si sostanzia questo accordo, proprio nei minimi particolari? Sì. Eh, diciamo che per ora è un accordo triennale, che però ha la possibilità di essere ulteriormente sviluppato. Si sostanzia nel fatto che questa struttura, a partire dall'inizio del mese di giugno di ogni anno e fino alla fine del mese di settembre, è interamente gestita dal Teatro Marrucino, non è soltanto la gestione dello spettacolo ma per esempio la gestione degli spazi, quindi questo permetterà di fare anche una serie di scelte sinergiche, permetterà una maggiore occupazione. In questi giorni andiamo per esempio a stabilire il numero delle maschere e il numero delle giornate lavorative che queste maschere faranno. Appare evidente che con strutture di questo tipo le giornate uomo saranno molte di più. Non a caso abbiamo specificato che queste maschere eh, rimarranno fino al 2023. Io devo ricordare questo che sui 430 abbonati alla lirica del Teatro Marrucino 70 fedelissimi vengono da Pescara, altri 60 da Vasto e Lanciano, abbiamo una pattuglia di una quarantina di persone che viene del Molise, che non ha teatro. Pensate se tutte quante queste persone potranno anche essere convogliate in una struttura come questa. Divideremo la storia pluricentenaria del teatro marruccino in prima di questo accordo e dopo questo accordo.